Addirittura L1 R1 per selezionare. Il fatto che manchi l'audio mi uccide un po', se devo essere completamente onesto. Ma allora, mi sa che è molto alto. Forse così dovrebbe essere a posto. Ho parlato, confido nel fatto che sia molto alto. Salvataggio completato. Ci siamo. Storia. Nuovo. Una fievole luce illumina una fetida prigione. Chi e perché vi è rinchiuso dentro? Capitolo 0. Sembra un gioco impegnativo. Se guardo di qua è perché voglio capire un attimo come sono messe le impostazioni. Dove sono? Sembra una prigione. È fin Non qua. ricordo niente. Cosa mi è successo? Stai calma, Eva, e ragiona. Devo trovare il modo di uscire. Ma come? Solo a me sembra. No! C'era un messaggio. È una porta in roccia molto solida. Questo sembra veramente, veramente un dito in culo. Puoi rivolgere l'attenzione del personaggio in diverse zone semplicemente premendo L1 e R1. Ah, ok, non devo Sembra muovermi. che sia il cavo che dà corrente al neon. Bene. Dannazione, non succede niente. Ho le mani legate e la porta è chiusa. No, non funziona. È una porta in roccia molto solida. Niente, vai. Sembra che sia qualcosa di nero. Impossibile. Ma devo uscire dalle mani. Ah, mi ha già scartavetrato il cazzo, è incredibile. Allora, niente, che devo fare qui? Ho le mani legate e la porta è chiusa. Ma vai a fare in culo. C'è un chiodo sul bordo della trave dove il legno è scheggiato. Il chiodo si è conficcato nella trave completamente, squarciando il legno e creando alcune schegge acuminate. Sono riuscita a liberarmi le mani. Ok. Allora aspetta, andiamo a prendere il fil di ferro. Molto sottile e arrugginito. Conservare gli oggetti in tuo possesso, premi L2 o R2 per aprire l'inventario e aprire le vabbè. Quindi con questo dovrei aprire la serratura, immagino, perché qua non ci si fa niente.
Mentale, selezionare l'oggetto. L'oggetto in alto a sinistra può essere usato dove stai guardando premendo X. Magari fosse aperta. Devo trovare il modo di scassinarla. Sì, usa l'oggetto. Ma? Schiaffeggiata così? Ma più che altro non era quella la porta comunque. Ma non era quella, non era la porta che stava. Diabolic è morto. Cos'è accaduto 72 ore prima? Eccoci. Questa notte, puntuale all'1:30, Ma il passerà sul sottotitolo? ponte per Maryville il treno King A903. Se vuoi indietro la tua donna, ancora la viva, ruba e consegnami il quadro Original Sin che stanno trasportando nel vagone valori agganciato al locomotore. Quando la tela sarà nelle tue mani, schiaccia il pulsante del rilevatore che hai trovato in questa busta e io ti verrò a cercare. Se fallirai, Eva morirà. E quando il treno uscirà dalla galleria, farò saltare le cariche esplosive poste sui binari. Caro Diabolic, stai per cominciare a giocare con i tuoi fantasmi. Non ho dubbi. Il treno si fermerà appena il capotreno si accorgerà del camion che ho bloccato sui binari. È ora. Non penso che un treno si fermi con questa velocità. Allora, puoi esaminare un oggetto aprendo l'inventario, successivamente premendo cerchio. Ok. Rampino non ci serve. No. Cerbottana, no, maschera, grimaldello. No, io ho già capito che tipo di gioco è. Meglio trovare un'altra via d'entrata per il treno. Non devo sabotare ulteriormente il treno. Adesso devo trovare il modo di entrare prima che riparta. Vabbè, apri la porta? No, niente da fare. Come no, niente da fare. Evo di. Puoi selezionare un oggetto rapidamente premendo quadrato. Successivamente puoi cambiare l'oggetto premendo nuovamente. Ok.
Per togliere la selezione dell'oggetto in alto a sinistra, premi cerchio, triangolo. La maggior parte dei finestrini è illuminata. Ok. Proseguendo su questo binario, il treno raggiungerà la cittadina di Mary. Sì, non me ne frega un cazzo! Pubblicizzata sul cartellone. Dice anche che il binario a destra è fuori uso per manutenzione. Esattamente come avevo previsto. Non ha alcun senso. La sua cerbottana, perfetto. Quale cazzo era la cerbottana? Mo? No, è questa. È questa la cerbottana. Come l'ho preso? Perfetto. Meglio non dare troppo nell'occhio. Ok, credo di vuole che deva. Sono molto astuti di amici, ma qualche volta hanno bisogno di un aiuto. Perché? Premi il tasto select. Maschera. Maschera. No, ho sbagliato. Dammi la maschera. Che succe? No, ma vabbè, salvo. Ma che... Torna indietro. Torna al gioco. Non ha alcun senso. Vabbè, usiamo la cerbottana pure col capotreno. Devo procedere molto lentamente e non fare rumore. Non ha alcun senso. Troppo rischioso provare ad entrare da qui. Meglio che nessuno mi veda. Ok, quindi... dobbiamo andare avanti. Non posso passare di qua. Ci sono guardie armate fino ai denti. E sarei facilmente individuabile al chiarore di luna. E allora io, Diabolic, non sto capendo che cazzo vuoi. Non ha alcun senso. Ah no, devo mettere la maschera di Diabolic al tipo? No. Ha una corda resistente ed è in grado di agganciarsi su diverse superfici. Non mi interessa, Diabolic, non ho sbagliato, ti chiedo scusa. No, ho sbagliato tasto di nuovo. Allora, indietro. Non devo essere scoperto in alcun modo. Devo raggiungere il convoglio... Eh sì. Ah, mi dai la cerbottana e mi fai colpire sto stronzo. Troppo rischioso provare ad entrare da qui. Meglio che nessuno mi veda. Dall'altra parte del ponte c'è una penisola. Magari trovo un passaggio per entrare nel treno. E cosa dovrei farci? Guarda, io ho un paio di idee e ce le ho. Ma...
Cerbottana, maschera, grimaldello, taglierino, mina soporifera, punti di diamanti, puntatore laser. Non ho tempo da perdere in queste idiozie. Ma cosa vuoi usare, Diabolic? So, Diabolic, non so veramente che cazzo dirti. Fatti sgamare. Ah no, non puoi. Cioè, dall'altra parte abbiamo una cosa e mi sta bene. Qui non posso interagire con niente. Devo tornare indietro? Direi di no. Non devo sabotare ulteriormente il treno. Adesso devo trovare il modo di entrare prima che riparta. I freni sono ancora molto caldi a causa della frenata. Non devo sabotare ulteriormente il treno. Adesso devo trovare il modo di entrare prima che riparta. Va bene, Diabolic, hai ufficialmente rotto il cazzo, sei stato bravissimo. Io non so come tu abbia fatto ad essere così bravo. Arresto.